Finalmente la primavera! Ciò significa solo una cosa: nuove escursioni e nuove avventure da filmare con il drone. Per portarci a casa un video e un ricordo indimenticabile. E allora iniziamo alla grande con 7 trucchi / consigli per creare questo video indimenticabile. Quale drone utilizzeremo? Semplice, il drone sul mercato più versatile, più pratico e quello col rapporto qualità-prezzo maggiore. Sto parlando del Mini 3 Pro. Non da sottovalutare il fatto che ci potremmo selezionare e potremmo attivare l'active track, traccia, go, attiviamo la registrazione e si corre e non tocco un comando, lui mi seguirà senza alcun tipo di problema. Quanto è comodo nelle nostre escursioni. A mio avviso il miglior drone che un utente medio possa acquistare, ha già ogni funzionalità che si possa ricercare. Se volete supportare il canale, link in descrizione. Guardate che protagonista, sembra uscito da una fiaba. E con le nostre riprese abbiamo il compito di valorizzare ciò che stiamo filmando. E come fare? Visto che abbiamo a disposizione un'autonomia di volo oltre ai 30 minuti, potremo realizzare più tipologie di ripresa dello stesso soggetto. Abbiamo un drone, sfruttiamo la sua potenzialità. Potremmo sfruttare il fatto che voli per spostarci nello spazio circostante e poter effettuare più riprese da più punti di vista. Non può di certo mancare una ripresa di noi immersi nel paesaggio, altrimenti che ricordo creeremo? Potremmo prendere un'immagine direttamente da internet. Dall'alto, zenitale, in questo caso è d'obbligo per valorizzare i tronchi sul fondo del lago. Immancabile revealing shoot per svelare il lago. Una bella ripresa all'indietro. Finiscono qui perché, come sentirete, ho terminato la batteria. Oggi c'era tanto vento e si sono esaurite veramente velocemente. Voi con un po' di fantasia continuate da differenti angolazioni. Evitate questo errore. Si tende spesso a volare distanti e soprattutto alti di quota per evitare gli ostacoli circostanti. Sicuramente volare alto ci regala una ripresa degna di nota. Per fare l'esempio della ripresa lontana ho un problema. Non sono loggato alla DJI Fly e chi se la ricorda più la password? Per fortuna mi viene in aiuto NordPass, che è anche chi supporta questo episodio. Con un semplice click riesco a recuperare qualsiasi password, in questo caso quella della DJI Fly. Ve ne avevo già parlato e da lì in poi è diventato il mio gestore di password. Il mio rapporto con le password è svoltato, tutto più veloce, più semplice e soprattutto molto più sicuro, in quanto NordPass cripta i dati sia dal nostro computer al cloud sia all'interno del cloud con un algoritmo di ultima generazione, sicurissimo, sicuramente meglio di un block notice o di altri mille metodi. Oltre al piano personale, consigliatissimo, in quanto tutti noi abbiamo mille password da gestire e non è così semplice, esiste anche il piano business, creato per le aziende. Per ciascun piano business avremo a disposizione 250 account. Questo farà in modo che aumenteremo sicuramente il livello di sicurezza informatica all'interno dell'attività. Saremo molto più veloci e operativi. Questo dato che vi sto per dire mi ha fatto riflettere e sorridere. Un dipendente per ricercare e modificare le password perde all'incirca 11 ore all'anno. 11 ore. Con un gestore di password come NordPass tutto ciò non avviene. Sarà tutto più semplice, più sicuro, veloce
e aumenterà anche la produttività dell'azienda stessa, non solamente la sicurezza. Non servirà solamente per ricordare password, ma anche per dati sensibili, per i PIN delle carte di credito, per velocizzare gli acquisti aziendali e molto altro. Tutto questo ad un prezzo irrisorio. Vi lascio il link per maggiori dettagli in descrizione e il codice sconto per avere 3 mesi gratuiti in più. Ringrazio NordPass e si torna ai trucchi e consigli. Ma non potremmo realizzare tutto il video con riprese di questo genere. Una ripresa di questo tipo potrebbe aiutarci a contestualizzare il video. Il mio consiglio è quello di utilizzare il drone più possibile per prendere maggiore confidenza, per realizzare delle riprese più basse possibili, più veloci possibili con il soggetto da riprendere, magari sfruttando gli elementi che troviamo sul campo. In questo caso voglio sfruttare questo prato tutto completamente in fiore, il contrasto tra il giallo e il verde, per esaltare il soggetto principale, in questo caso Greta che cammina. Piccolo trucchetto: quando si eseguono le riprese ravvicinate è sempre meglio volare a vista e posizionarsi sul retro del drone in modo tale da essere più preciso possibile. Ok, coordiniamoci anche con il soggetto che è quadretto. Iniziamo a venire indietro. Vai Greta! Ok, ok, bam! Direi che ci siamo, ripresa perfetta. Queste riprese danno parecchia soddisfazione, soprattutto quando riusciamo a eseguirla correttamente. Con un po' di pratica sono sicuro che si riescono ad ottenere degli ottimi risultati. Come ben saprete, una delle mie riprese preferite è sicuramente Orbit. Questo perché il paesaggio scorre velocemente e il soggetto rimane al centro. Non è una ripresa semplicissima, ci va un po' di allenamento, ma con gli ultimi droni DJI si può utilizzare Spotlight per semplificare l'operazione. In questo caso il soggetto sarà il campanile, basterà semplicemente selezionarlo. Siamo già nella modalità Spotlight e allora non ci rimane che muovere il drone solamente con un joystick, e il drone, come potete notare, terrà il campanile, in questo caso, sempre al centro dell'inquadratura, muovendo sia il drone stesso ma anche la gimbal, per far sì che il soggetto rimanga sempre inquadrato correttamente. In questo modo sarà semplicissimo realizzare un orbit, funziona davvero molto bene. Questa funzione la potremmo utilizzare anche con soggetti in movimento. Prestate la massima attenzione agli ostacoli laterali, poiché in questo caso il Mini 3 Pro non ha i sensori anticollisioni laterali. Una volta che abbiamo confidenza con il velivolo, ci servirà un accessorio per rendere più cinematografica la ripresa. Sto parlando dei filtri ND. Come potete vedere, la custodia è parecchio consumata perché li utilizzo sempre. Quali vi consiglio? Vi consiglio un ND4, 16, 32 e 64. Con questi 4 filtri ND potete coprire qualsiasi tipo di situazione. E a cosa servono? Sono un po' come degli occhiali da sole. Dovremo regolare lo shutter speed al doppio degli FPS. Se registro a 30 FPS, che è il frame rate con il quale vi consiglio di registrare per avere la massima qualità e massima fluidità, dovrò impostare lo shutter speed a 1/60. Questo sarà possibile solamente utilizzando i filtri, altrimenti avremo un'immagine sovraesposta. Per impostare questi parametri dovremo utilizzare la modalità Pro, in modo tale da gestire ISO, shutter e, volendo, anche il bilanciamento del bianco. Fatemi sapere se volete un episodio ancora più nel dettaglio. Guardate che differenza: ripresa con il filtro, ripresa senza il filtro. La ripresa senza filtro sarà fredda e scattosa, mentre quella col filtro sarà molto più fluida e naturale, e il risultato finale sarà una ripresa più cinematografica. Ne ho provati di ogni genere e marca, non bisogna assolutamente risparmiare, altrimenti rovineremo la qualità dell'immagine che andremo a catturare. I migliori rapporto qualità-prezzo sono i Fringwell. Vi lascio il link qua sotto in descrizione se siete interessati.
Sempre più spesso condividiamo i nostri ricordi sui social, che prediligono fondamentalmente il formato verticale 9/16, e grazie alla nuova gimbal del Mini 3 Pro con un tap potremo posizionarla in verticale. Questo farà sì che il filmato sia già in 9/16 pronto da essere pubblicato sui social senza dover croppare nessuna immagine, e soprattutto mentre pilotiamo vedremo già la ripresa fatta e finita. Super comodo. E se volete vedere alcuni esempi e non solo, ci vediamo su Instagram a @morollaalessandro. Vi aspetto. Si passa all'editing video grazie alla tecnologia che ci mette a disposizione DJI con la sua DJI Fly. Editeremo direttamente dallo smartphone trasferendo i file dal drone con pochissimi passaggi. Non avremo più scuse per non editare i video. È fondamentale rivedere le riprese registrate in modo tale da vedere gli errori e poi la prossima volta migliorarsi. Innanzitutto accendiamo il drone, DJI Fly, attendiamo qualche istante, selezioniamo la modalità Quick Transfer che è appena apparsa sullo schermo, accedi, in automatico il drone si connetterà allo smartphone. Visualizziamo l'album, potremo visionare tutti i filmati che ho registrato ieri, scarichiamo le clip che ci interessano, ora vado un po' a caso per velocizzare i tempi, iconcina in basso a destra per scaricare le clip, il processo è abbastanza veloce, file scaricati, possiamo spegnere il drone, è giunto il momento di creare il nostro video. E allora crea, avremo a disposizione dei modelli preimpostati, ma noi siamo dei professionisti e allora clicchiamo su Pro. Selezioniamo le clip che vogliamo editare, qualche istante, rendering completato, aggiungi. In alto potremo scegliere il formato del progetto, 9/16 oppure 16:9, in questo caso ho registrato in 16:9, di conseguenza lascio 16:9. Al di sotto avremo una vera e propria timeline, veramente ben fatta, potremmo fare uno zoom in, zoom out, si può tagliare in modo molto molto semplice, è possibile tagliare la clip, la possiamo tranquillamente spostare e così via. Avremo un vero e proprio programma a nostra disposizione. Questo non vuole essere assolutamente un tutorial, ma voglio darvi giusto qualche consiglio. Se intendete utilizzare questa applicazione, sarebbe meglio registrare col drone in 1080. Questo perché quando si andrà ad esportare potremo scegliere solamente di esportare il progetto in 720p oppure 1080. Registrando direttamente in 1080 dimezzeremo i tempi di trasferimento tra drone e smartphone. Potremmo inserire una musica, aggiungi dal dispositivo oppure l'applicazione ci dà delle musiche preimpostate. Potremo applicare dei filtri, addirittura selezionare l'intensità, inserire del testo, dei titoli e così via. Sperimentate perché la trovo fluida e funzionale. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Il tempo non è stato proprio dalla nostra, ma dai, arriverà l'estate e avremo l'opportunità di mettere in pratica questi trucchetti e consigli. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci vediamo anche su Instagram per reel, sondaggi, spoiler su cosa combino e quant'altro, e su Telegram per le migliori offerte di tecnologia e non. Si sa, i prodotti tech salgono e scendono di prezzo e io selezionerò per voi l'offerta migliore. Ci vediamo presto con nuove avventure e nuovi voli. Ciao!